I carabinieri di Sciacca hanno avviato le indagini su quanto avvenuto la scorsa notte in via Santa Caterina nella città delle Terme. Secondo una prima ricostruzione, tre individui si sarebbero intrufolati nell'abitazione di una donna di 87 anni alla ricerca di denaro e gioielli. L'anziana sarebbe stata anche colpita nel sonno alla testa con una sedia. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di un passante che ha avvisato i militari. Sono tre le persone rimaste ferite in maniera lieve, fortunatamente, nell'incidente stradale autonomo avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 nei pressi della rotatoria di Porta Aurea nella Valle dei Templi di Agrigento. Una Fiat Punto guidata da un giovane si è ribaltata più volte prima di finire la corsa verso San Leone. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Sono stati rinvenuti in una delle aiuole posizionate dinanzi il municipio di Porto Empedocle in via Roma i due colpi inesplosi. Sono stati ritrovati dagli impiegati del comune che, dopo aver informato il sindaco Lillo Firetto, hanno avvisato i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle. Gli agenti, diretti dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli, mantengono il massimo riservo sulle indagini. Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, come ad esempio l'eventuale destinatario di quello che sembra essere un chiaro atto intimidatorio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Canicattì, in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'Interno, hanno tratto in arresto Giuseppe Licalzi, 64enne, pluripregiudicato del luogo, destinatario di un mandato di arresto europeo perché ritenuto personaggio di primo piano all'interno di un'organizzazione operante in Romania, Germania ed Olanda, dedita alla tratta di esseri umani. Nello specifico, l'organizzazione, dopo aver reclutato donne rumene con il miraggio di un lavoro in Germania o in Olanda, giunte in quegli stati, venivano avviate tramite bande locali alla prostituzione. Con oggi sono 59 gli anni trascorsi dalla tragica scomparsa del carabiniere scelto medaglia d'argento al valore civile Domenico Barranco, originario di Cefalù in provincia di Palermo, sacrificatosi nel compimento del dovere per l'affermazione dei nobili ideali di libertà e giustizia all'età di 32 anni. Una cerimonia per commemorare il militare dell'arma caduto in servizio è stata effettuata con inizio alle ore 10 di oggi a Cattolica Eraclea dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento presso la villetta comunale dedicata a tutte le vittime della mafia di via Collegio, alla quale hanno preso parte anche autorità locali, civili e militari.